Benvenuti e bentrovati in questo nuovo appuntamento con i4 Innovation. Io sono Annalisa e oggi ci trasferiamo virtualmente in Emilia-Romagna per parlare con l'ingegnere Massimiliano Pignatti del gruppo IMAG. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Io inizierei subito con la prima domanda e ti chiederei appunto di parlarci del gruppo IMAG, di quali sono i servizi e del settore di riferimento. Sì, volentieri. Il gruppo IMAG è una società multi-utility, società che ha sede a Mirandola, in provincia di Modena, e si occupa di tutti i servizi che sono tipici delle multi-utility. Per cui abbiamo la gestione della distribuzione del gas, abbiamo la gestione della distribuzione del servizio idrico integrato, inteso come operazioni di captazione dell'acqua potabile della distribuzione agli utenti finali e fino poi all'attività importantissima della depurazione a valle del processo. Abbiamo la gestione dell'intero servizio di igiene ambientale, quindi con la raccolta e con il trattamento dei rifiuti raccolti. Noi abbiamo una serie di attività abbastanza estese legate ai servizi energetici, per cui siamo produttori di energia con impianti fotovoltaici, con produzione da vinidro, con cogeneratori che peraltro sono anche utilizzati per la gestione di un ulteriore servizio di telediscaldamento in alcuni comuni. La gestione di questi servizi ovviamente è articolata su numerosi comuni. Noi siamo impegnati su praticamente tutta la parte nord della provincia di Modena, ivi compreso anche i due comuni più grossi, quindi Mirandola, dove abbiamo la sede operativa e legale, e Carpi, che è il comune più grande che noi andiamo a gestire, più alcuni comuni di fuori della provincia che si estendono nella provincia di Bologna, con particolare attenzione ai servizi di distribuzione del gas, e nella provincia di Mantova in particolare, dove siamo sia con la distribuzione del gas che con la distribuzione anche dell'acqua potabile. La parte della vendita invece sul mercato libero, diversamente appunto dal gas e dall'acquedotto che sono mercati regolati, è un'attività di mercato che è molto più estesa in quanto consente di essere sviluppata anche su regioni diverse. Questo per dare un po' il quadro complessivo dell'azienda. Ovviamente siamo articolati con una struttura societaria diversificata, quindi la parte del servizio idrico integrato è concentrata all'interno della capogruppo IMAG, la parte della distribuzione del gas, per cui io lavoro direttamente, invece è esercita attraverso una società controllata che si chiama ASRT Gas. Poi ci sono ovviamente alcune attività di service, ci sono alcune attività trasversali che riguardano un po' tutto il gruppo. Per esempio elementi di innovazione tecnologica come quelli di cui andremo a parlare in questa intervista sono portati avanti a livello di gruppo perché possono essere sviluppati indifferentemente per la parte del gas o per la parte, per esempio, della idrica, per la parte della captazione. E in che modo l'azienda, nel senso del gruppo IMAG, è approdata nella scelta appunto di una soluzione di tecnologia indossabile? Tutte le società multi-utility sono ovviamente sempre interessate ad affrontare gli elementi di innovazione tecnologica anche customizzando delle esperienze già presenti sul mercato perché sono processi innovativi che consentono di efficientare, di migliorare i costi, di migliorare la sicurezza sui propri cantieri, sui propri impianti, quindi di rendere più adatta l'azienda a quelle dinamiche che sono le dinamiche attuali, quindi in particolare rendendo anche più resiliente a quelli che sono i percorsi che l'azienda va a fare. Basti pensare che il nostro ultimo piano industriale si appoggia su tre pilastri che sono appunto la crescita, la sostenibilità e l'innovazione. Questo per dire che l'innovazione ha sempre una parte fondamentale nello sviluppo della nostra azienda. Innovazione non necessariamente vuol dire ricerca, sì, qualche volta si fa anche ricerca per lo sviluppo di prodotti, ma nella maggior parte dei casi ricerca vuol dire innovazione tecnologica che va a prendere dal mercato innovazioni già presenti, prodotti già esistenti, li personalizza, perché ovviamente la personalizzazione sui processi aziendali è sempre fondamentale,
e li rende quindi idonei ad affrontare nuovi obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Un po' abbiamo detto prima, gli obiettivi sono volti sicuramente alla sicurezza, ma degli operatori sul campo, ma anche all'efficientamento delle operazioni. Quindi, se veniamo a parlare di innovazione tecnologica calata sul campo, diventa importante definire l'obiettivo, definire i bisogni. L'obiettivo di dare all'operatore di campo una struttura, una tecnologia che lo renda idoneo a visionare documenti, dati, informazioni, a registrare operazioni, processi che svolge sul campo, a beneficiare di un supporto anche telematico, il tutto però senza utilizzare un tablet banalmente o uno smartphone, bensì usando strumenti che gli consentano di avere le mani libere. Questo è un passaggio fondamentale, perché in questo modo l'operatore di campo può sviluppare le sue normali attività manutentive andando ad avere un senso in più, cioè andando ad avere la possibilità di collegarsi con un ufficio, per esempio, con un operatore diverso, più esperto, senza dover utilizzare le mani. Bisogna dire che questa tecnologia, forse una piccola premessa per rappresentarla, questa tecnologia implica l'utilizzo di un piccolo dispositivo visibile, visivo, che consente appunto di visualizzare su uno schermo, mentre le mani rimangono libere, quelli che sono i documenti, dei dati che rimangono collegati su un server aziendale. Quindi è come se fosse possibile utilizzare un tablet senza però utilizzare le mani, ma gestendolo con delle chiamate vocali. Questa operazione ha diversi vantaggi e risponde a diverse esigenze. Primo, consente all'operatore di campo, con le mani libere, di accedere alla piattaforma informativa aziendale che lo informa su quelle che sono le schede manutentive, su quelli che sono i dati che lo interessano per fare la manutenzione, su quelle che sono le procedure operative per fare la manutenzione. Secondo, la presenza di una videocamera su questo device mobile consente all'operativo sul campo di essere collegato con un operatore senior in ufficio e quindi di avere suggerimenti o di condividere operazioni da fare sul campo. Ovviamente non vuol dire che si manda a fare manutenzione personale non skillato. Il personale che va sul campo continua a essere personale che ha tutte le abilitazioni a gestire la sorveglianza degli impianti. Ma in più rispetto a questo, si dà al personale di campo anche un contatto con un personale senior d'ufficio che può essere chiamato per dare risposta a particolarità rilevate sul campo. Terza, ma non meno importante, secondo me, attitudine a questa impostazione è la possibilità, attraverso la videocamera installata sul device, di registrare le operazioni manutentive sviluppate dall'operatore di campo con dei brevi tutorial, tra virgolette, che consentono anche di essere riviste e riusate anche a fini formativi successivi su operatori diversi. Questo semplifica molto l'avvio di nuovi operatori alle attività che verranno poi fatte sugli impianti. Quindi questa è un po' la tecnologia, il motivo per cui abbiamo voluto introdurre questa tecnologia in azienda e il percorso che stiamo appunto seguendo. E io vorrei ascoltare un vostro caso studio, ovvero una vostra sfida, una sfida che avete affrontato attraverso l'utilizzo di i4Task. Ma il caso studio in verità lo stiamo costruendo, nel senso che l'idea di affrontare le manutenzioni con queste tecniche migliorative nasce un paio di anni fa con l'ufficio di ricerca e sviluppo di IMAG, che appunto è trasversale a tutto il gruppo. Nel corso dello scorso anno abbiamo sviluppato quindi la scelta della tecnologia, individuando quella più idonea a essere applicata anche in ambienti potenzialmente esplosivi, come le cabine di distribuzione del gas, e
e abbiamo scelto di applicare lì l'esperienza pilota che stiamo tuttora sviluppando, che vedrà i suoi effetti negli anni a venire. Implementare metodologie manutentive nuove rispetto al passato, di garantire una maggiore sicurezza degli operatori perché vengono ad avere delle modalità più standard, delle modalità più registrate e delle modalità più sistematizzate per l'effettuazione delle operazioni e poi un supporto grosso a quella che è la parte formativa dei nuovi operatori. Quindi l'esperienza pilota è quella che stiamo costruendo e che nei prossimi mesi sarà completamente operativa. Noi abbiamo già sviluppato alcune procedure che non sono delle criticità, ma rappresentano alcuni dei processi manutentivi che andremo a organizzare con l'ausilio della realtà aumentata. Ragioniamo per ipotesi. Prendiamo ad esempio che all'interno della cabina di cui ci stai parlando, che a proposito, in che cosa consiste questa cabina? Cosa c'è all'interno della cabina? Allora, una cabina, la chiamiamo cabina di riduzione e misura del gas, è il punto di connessione tra le reti in alta pressione di competenza del trasportatore, nel nostro caso SNAMA, dove il gas naturale arriva compresso a una pressione che può arrivare fino a 70 bar, e all'interno dell'edificio cabina il gas subisce un processo di trattamento che lo porta a ridurne la pressione fino alla pressione che abbiamo sulle nostre reti, che tipicamente per la media pressione si aggira intorno ai 3 bar. Altro processo importantissimo da segnalare nelle cabine è la misura, quindi la misura della portata del gas che transita. È un passaggio fondamentale per la gestione poi del bilanciamento, cioè della definizione dei volumi che vengono gestiti fra i venditori e i grossisti a monte della vendita, per così dire. E infine, su un piano tecnico particolarmente importante, il processo di autorizzazione, perché nelle cabine arriva il gas naturale che, voi sapete, non è di per sé autorizzato, è in odore, e quindi per poter essere invece percepito dall'utenza finale a scopi ovviamente di sicurezza, viene miscelato con una sostanza odorizzante che ne conferisce tutti i tipi di odore che tutti conosciamo. Quindi questo è un po' l'insieme di processi che vengono fatti all'interno della cabina di riduzione principale. Ipotizziamo che un sensore smette di funzionare oppure riscontra un problema e voi ricevete questo segnale. Che cosa fate? Da molti anni le cabine, e non solo, sono destinatarie di apparati di telecontrollo, per cui i parametri principali delle cabine sono misurati in tempo reale e le eventuali anomalie sul funzionamento delle cabine vengono quindi trasmessi attraverso questi apparati di telecontrollo agli operatori che intervengono per verificare e correggere le eventuali anomalie. Questo succede da sempre, da moltissimi anni, con i sistemi di telecontrollo. Non necessariamente questi comportano anomalie, anzi, diciamo che il telecontrollo, come dicevo prima, consente un intervento in tempi rapidissimi senza bisogno della realtà. Se si spegne una caldaia, che è una parte importantissima di una cabina di riduzione, i nostri operatori lo imparano attraverso un telefono e intervengono in tempo reale per risolvere i problemi. Il sistema di realtà aumentata è un sistema che di fatto aiuta a svolgere le attività di manutenzione, che non sono necessariamente legate alla correzione di anomalie, sono manutenzioni preventive, vengono periodicamente fatte per sostituire parti di questi apparati e che sono regolamentate da delle specifiche norme di settore e semplicemente verranno fatte in futuro con l'ausilio di questo dispositivo che dà degli elementi in più. Qui vorrei però aggiungere anche un'altra precisazione.
La realtà aumentata prevede l'utilizzo di dispositivi che sono ormai presenti sul mercato, quindi non sono di fatto impossibili da provare e da installare. L'importante è la fase di personalizzazione, cioè la realtà aumentata non vuole essere, o almeno noi non l'abbiamo interpretata così, come l'acquisto di un telefono. La realtà aumentata prevede di personalizzare il software presente sui dispositivi per dare valore aggiunto al progetto che si va a produrre. Ecco quindi che nel nostro caso l'implementazione di un progetto di realtà aumentata, quindi di questi dispositivi, è fatto con la customizzazione che prevede l'integrazione con il sistema di telecontrollo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non solo l'operatore che svolge una manutenzione è informato istantaneamente di quelli che sono i sistemi di allarme già presenti all'interno della cabina REMI, in questo caso, ma può anche accedere al sistema di telecontrollo per verificare come e se le operazioni che va a fare comportano ovviamente le modifiche della struttura gestionale della cabina REMI. L'integrazione fra il sistema di telecontrollo già esistente e il sistema di realtà aumentata che è nuovo e pilota che stiamo facendo è una parte fondamentale del progetto che stiamo portando avanti. Passerei adesso a una domanda, diciamo, quasi psicologica, nel senso che la domanda che ti faccio è, dal punto di vista delle persone che poi hanno usufruito di queste nuove tecnologie, quindi non soltanto gli esperti nella support room, ma anche gli operatori sul campo, come hanno accolto questa nuova tecnologia? C'è stato un atteggiamento di tipo scettico oppure sono stati degli esploratori, diciamo? Io penso che tutte le volte che si tenta di inserire in un'azienda una tecnologia emergente, la ricezione della stessa tecnologia da parte degli operatori è assolutamente diversificata. È diversificata in base all'età degli operatori che poi vanno a utilizzare questa tecnica, ma anche diversificata in base alle strutture caratteriali delle stesse persone, perché alcune persone sono propense al cambiamento e quindi sono ben disposte a tentare strade nuove. Altre persone sono un pochino più resistenti al cambiamento e quindi assumono quell'atteggiamento scettico di cui parlavi poco fa. Cercano in qualche modo di opporsi al cosiddetto si è sempre fatto così. Cercano di procedere a fare le cose come sono sempre state fatte. Io penso che l'azienda ASR Gas, in particolare dove noi stiamo operando con questo pilota, abbia l'effetto benefico di una giovane età media. Quindi sono molte persone giovani che quindi per loro natura dovrebbero essere più propense ad accogliere nuove tecnologie. Per questo ovviamente che qualche dubbioso c'è sempre. Ma ritengo che è l'utilizzo della tecnologia che deve mostrare a tutti gli effetti benefici che questa ha sulla gestione del processo. Quindi, nel momento in cui l'azienda insiste, si formerà un circolo virtuoso che porterà tutti a essere convinti della bontà di quanto stiamo facendo per l'azienda. Basti pensare a tutti i passaggi tecnologici che sono stati fatti nei decenni scorsi, quando dai sistemi di disegno CAD banalmente si è passati ai sistemi informativi territoriali, si sono superati scogli della diffidenza da parte degli operatori giganteschi. Eppure oggi, dopo 20 anni dall'installazione di questi sistemi, è impensabile pensare di gestire un'azienda e le reti di un'azienda senza questi sistemi. Sono diventati parte naturale della gestione quotidiana delle reti e degli impianti che si gestiscono quotidianamente. Io ti ringrazio, ingegnere Massimiliano Pignatti, e ti auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie mille, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
Io vi ringrazio per essere stati con noi, ma prima di lasciarci io vi invito a visitare il nostro blog, il blog di EdUp, e i nostri canali social su LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube. Buona giornata e alla prossima!